Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Come va? Spero bene. Spero che le vostre vacanze siano andate bene. Io sono da poco tornata, all'incirca 2 giorni fa. Non so se voi siete ancora in vacanza, se siete tornati. In ogni caso, spero che tutto sia andato per il verso giusto. Io mi sono divertita. Avete visto i vlog e niente, ma soprattutto, oltre al fatto che spero che le vostre vacanze siano andate bene, spero anche che voi abbiate trattato i capelli nel modo giusto. Perché? Perché quante di noi a settembre hanno sempre tagliato i capelli perché erano sfibrati, perché erano disidratati, perché erano rovinati, perché si erano fatti più biondi, ma quell'essersi fatti più chiari, più biondi, non è una cosa positiva, né tantomeno so che a tantissime piace l'effetto beach waves, quindi onde, l'effetto che dà il mare sui capelli, quindi che dà il sale, la salsedine. E seppur magari per molte può essere un effetto carino, effettivamente lo è, però per i capelli non è proprio il massimo. Quindi io spero che vi siate prese cura al meglio dei vostri capelli. Se comunque avete un po' toppato, mi raccomando, date una spuntatina a settembre, ma diciamo non abbattiamoci, perché comunque io adesso sto per farti vedere una routine che va benissimo per cercare di sistemare, di riprendere i capelli dall'effetto crespo, secco, disidratato che abbiamo ottenuto in estate. Io comunque me ne sono presa cura, quindi diciamo i miei capelli sono un po' secchini, leggermente crespi, ma comunque ora ve li faccio vedere e diciamo stanno abbastanza bene. Allora, i capelli sono questi. Nonostante io abbia diciamo le schiariture all'interno, sono comunque abbastanza corposi, vedete, abbastanza idratati. Il problema diciamo è qui, dove i capelli sono molto più crespi e sono anche un bel po' secchi. Però ce la possiamo fare. Vi faccio vedere quello che utilizzerò. Oltre ad utilizzare prodotti idratanti, utilizzerò anche 2 prodotti proteici nella routine, perché è vero che dobbiamo idratare, ma se noi idratiamo eccessivamente senza dare un po' di struttura, va a finire che perdiamo di definizione. Allora, il mio primo salvavita è questo, impacco disciplinante capelli crespi alla passiflora di Mater Natura. Questo è un impacco che va fatto pre-shampoo, o si può fare sia pre-shampoo che utilizzato come maschera. Io lo preferisco pre-shampoo, quindi vado a bagnare i capelli, lo applico e poi ci vediamo dopo. Questo ha una piccola quantità di proteine. Ok, ho bagnato i capelli e andiamo ad applicare l'impacco. Impacco disciplinante alla passiflora. Questo odore di passiflora, penso, dura tantissimo tempo. Allora, è abbastanza corposo come impacco, vedete? Quindi mi raccomando, io non lo applico sulla radice. Massaggiatelo bene, cioè fatelo penetrare. Allora, questo impacco io lo facevo sia, diciamo, io lo faccio non sempre, perché è comunque abbastanza corposo. È più idratante che proteico, però all'interno ha delle proteine che vanno bene. E a questo punto, una volta applicato l'impacco, vado a legare i capelli
sempre in modo abbastanza morbido, non troppo stretto. Applico una cuffia, questa mi raccomando riutilizzatela spesso, cioè io finché non si proprio distrugge io la lascio, e poi un asciugamano per tenere il tutto caldo. Ok, allora qui dice di aspettare una trentina di minuti e ci vediamo qui tra poco. Allora, ho tenuto in posa l'impacco 30 minuti, ora vado a risciacquare ed utilizzo questo, ovvero lo shampoo riparatore capelli al sole ai fiori di melograno. Allora, ci tengo a fare una precisazione, questo è un final wash, ma secondo me non ha nulla di final wash, perché uno shampoo così delicato, anzi, nutre i capelli piuttosto che seccarli, che io lo utilizzo comunque. E quindi, anche se all'interno ha dei solfati, sono dei solfati che combinati con altri ingredienti non danno alcun tipo di problema, anzi, questi sono, questo nello specifico è adatto a chi ha i capelli colorati, capelli secchi, capelli sfibrati, e dopo essere stati sotto una lunga esposizione al sole. Quindi cos'altro c'è di meglio se non questo? Io ve lo straconsiglio, a me è quasi finito, ma sicuramente Mater Natura creerà qualche altra cosa o per l'anno prossimo o per questo settembre, vediamo. Intanto io sciacquo, utilizzo questo e ci vediamo tra poco. Ok, allora ho risciacquato i capelli, credetemi raga, con l'impacco i capelli sono morbidissimi, al punto tale che io non ho utilizzato in alcun modo balsamo per districare, quindi ho già pettinato i capelli. E ora passiamo allo styling. Allora, la prima cosa che faccio, quindi vogliamo un bel po' di definizione, ma allo stesso tempo anche volume. Utilizzo il gel sempre di Mater Natura, capelli ricci con miele. Così, quindi mi faccio tutte le mani e vado sia di qui. Ok, che da questo lato. Mi raccomando, passate bene il gel su tutti i capelli. Io faccio anche sempre così per assicurarmi che il prodotto sia ovunque. Arrivati a questo punto, se volete un effetto più morbido, diciamo definito ma più morbido, va bene così, quindi fate un po' di scrunch e asciugate i capelli. Invece io voglio maggiore definizione. Quindi che cosa faccio? Quindi otterrò l'effetto bagnato che poi però andrò a togliere. Quindi io cosa faccio? Divido i capelli in sezioni. Vado con un po' di gel di Divina, questo lungo, è nuovo, mi è appena arrivato perché l'ho finito l'altro. E metto un altro po' di gel in sezioni. Mi raccomando, aiutatevi con le mani e dividete bene i capelli. Raga, i capelli non vi vengono bene quando voi non applicate il prodotto su tutti i capelli, cioè quindi quando lasciate qualche zona di capelli scoperta. Successivamente ci aggiungo anche un po' di mousse di Eteria, un poco poco così, perché ha le proteine. Non esagerate con questa mousse perché è diciamo è molto proteica,
e quindi va a finire che dopo seccate i capelli. A questo punto continuo per tutta la testa. Se i vostri capelli si sono asciugati, mi raccomando, io sto utilizzando il nebulizzatore di Divina, ma ce ne sono tanti altri. Ok, quindi una volta fatto lo styling su tutti i capelli, asciugo e ci vediamo qui tra poco. Eccomi, allora, ho appena finito di asciugare i capelli, vedete c'è tantissimo, tantissimo cast. Allora, io come sempre vado con un panno umido, però se voi avete dei capelli porosi e più spessi dei miei, potete andare anche con un po' d'olio. Io, per evitare di appesantire i capelli, nonostante abbia bisogno di una bella idratazione, vado con un panno umido, perché che cosa c'è di migliore se non l'acqua come idratante? Quindi bagno un attimo. Ok, una volta bagnato inizio a togliere il cast. A questo punto pettine per alzare le radici. E questo è il risultato finale. Vi faccio vedere i capelli, sono meravigliosi, super idratati, super definiti e voluminosi. Che dite? Io trovo che il risultato sia straordinario. Allora, abbiamo idratato i capelli senza appesantirli, anche perché altrimenti il volume non ci sarebbe mai stato. Quindi, combinando prodotti, due prodotti proteici e gli altri idratanti, sono riuscita ad ottenere questo risultato meraviglioso. Vedete? Mi piace tantissimo. Quindi abbiamo sia la definizione che il volume. Guardate che volume e che definizione. Allora, come sempre, vi lascio tutti i prodotti utilizzati nell'info box. Vi lascio anche alcuni codici sconto, perché vi ho, così magari se volete prendere qualcosina risparmiate un po'. Detto questo, spero che il video ti sia piaciuto, che ti sia stato utile. Se è così, mi raccomando, lasciami un pollice in su, fammi sapere se vuoi altri video di capelli, così cerco di aiutarti in qualche modo. Ti mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!